Da dottor Palmas, qua siamo oggi nel Dipartimento di Biomimetica del Centro Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica, qua dove ricostruiamo completamente la bocca, la dentatura a quei pazienti che hanno perduto completamente il sorriso, hanno perduto le radici per cause magari traumatiche, oncologiche oppure parodontite, quella che un tempo si chiamava piorrea. Qua dietro di me c'è Dima, ok, Dumitru, che è un membro della Damaged Goods, uno dei più riconosciuti gruppi di odontotecnici a livello internazionale, e lui nello specifico in questo momento sta andando a simulare la biomimetica dei tessuti perduti dalla bocca del paziente, perché non si perdono solamente denti, quando noi perdiamo i denti perdiamo anche le radici, anche l'osso che sta attorno alle radici, e noi dobbiamo andare a simulare con materiali artificiali quella che è la biomimetica proprio delle gengive e dell'osso perduto. Gli impianti dentali stanno dentro all'osso, in questo caso abbiamo posizionato 6 impianti dentali in titanio all'interno dell'osso. I tempi di guarigione sono passati, è fondamentale aspettare che l'osso integri attorno agli impianti dentali quello che è il dispositivo esterno che è stato impiantato nel corpo umano. Occorrono dai 2 fino ai 6 mesi, dipende se poi andiamo anche a ricostruire l'osso. Ci sono addirittura casi dove dobbiamo aspettare un anno, perché quando noi andiamo a posizionare molto osso artificiale è necessario del tempo perché si rivascolarizzi l'innesto. Dopo, in questa fase, cosa avviene? Avviene l'impronta dentale e viene realizzato quella che è la struttura che dovrà reggere i denti. Questa è una procedura particolarmente interessante dal punto di vista ingegneristico. Vengono applicate acquisizioni che ci vengono dalla industria dei metalli, dall'industria aeronautica e anche dall'industria digitale. Proprio così, industria digitale, perché questo è un tipo di lavorazione che viene realizzata attraverso i computer. Qua vedi all'interno di questo box quello che è il mock-up. Mock-up si intende una replica, potremmo dire come una parrucca di quelli che sono i denti finali che dovranno essere montati nella bocca del paziente. È praticamente una stampa che viene creata da un file tridimensionale delle librerie di denti reali che sono nei nostri hard disk in cloud. Poi abbiamo la possibilità con dei designer esteri di andare a creare una, potremmo dire, una simulazione di quella che è la dentatura che noi andiamo a riprodurre poi infine nella bocca del paziente. Vieni con me, ti faccio vedere ora come abbiamo realizzato questi design. Andiamo nell'altro dipartimento adesso, che è il dipartimento robot. Il dipartimento robot sono presenti le macchine che si occupano di stampare, di produrre quelle che sono le repliche in resina, in composito, oppure possiamo utilizzare il titanio, possiamo utilizzare lo zirconio. Qua nello specifico vedi quelle che sono le macchine che in un'ora, un'ora e mezza riescono a creare delle stampe in resina da provare nella bocca del paziente. Questi che vedi qua sono dei modellini che noi andiamo a provare, questi sono i modellini che proveremo stamattina, sono dei design che ci sono giunti da New York. Noi abbiamo design a Mosca, abbiamo design a New York, in California, Los Angeles e anche Manchester. Qua viene creata che cosa? La fase preparatoria di prova di quelli che saranno i denti montati poi in bocca del paziente, validando quello che è un design che abbiamo ricevuto da dei designer che stanno dall'altra parte dell'oceano. Una volta che il design è approvato, possiamo anche fare delle modifiche, possiamo tenerlo in bocca per un giorno, 2 giorni, fare delle modifiche e poi metterlo magari sotto a uno scanner tridimensionale. Vedi, questo è uno scanner tridimensionale dove noi mettiamo il modellino, con dei fasci laser viene scansionata la superficie 3D e riprodotta, ricavata poi sul computer quella che è la forma
tridimensionale del modellino fisico. Quindi noi le modifiche che andiamo a fare su questo modellino in bocca al paziente possiamo poi riportarle sul computer. Quando abbiamo la validazione di questo modello, torniamo di nuovo al dipartimento qua di bioemulazione. Allora a questo punto possiamo andare a riprodurre quella che è la struttura interna che reggerà poi i denti. Nello specifico ti faccio vedere come risulta. Questa è una struttura sulla quale sono poi incastonati i singoli denti. Qua nello specifico abbiamo l'ultimo, potremmo dire, ritrovato in ricostruttiva della bocca, perché abbiamo un quadricomponente, una barra interna in titanio che dà robustezza al lavoro finale che verrà montato sul paziente, una barra del peso di solamente 9 grammi, una struttura in polimero stress assorbente Pecton del peso di solamente 3,87 grammi. Questa è la struttura che permette in maniera elastica di andare a di assorbire gli stress occlusali, masticatori, perché gli impianti dentali non sono innervati e non essendo innervati il paziente perde quella che è la propriocezione del suo cervello e non capisce quanto forte sta masticando. Ed è proprio qua importante avere delle strutture in caso di visi molto larghi, dove abbiamo delle forze masticatorie elevate, avere delle strutture che vanno a resistere, a dare resistenza al materiale. Questa, nello specifico, che vedi qua invece è una barra che reggerà dei denti e abbiamo due tipologie di materiali che sono stati impiegati. Una è titanio, l'altra è cromo cobalto. Sono entrambe utilizzate a livello internazionale come materiali, sono entrambe prive di nickel e sono prive anche di contaminanti, magari come possono essere gli oli, i grassi che vengono utilizzati da macchinari che sono invece che vanno per sottrazione, vanno a limare, perché non vengono usate frese per produrre questi materiali, ma vengono fuori dalla polvere di titanio o di cromo cobalto, semplicemente perché c'è un macchinario che col laser li fa fondere e quindi vengono bypassate le classiche produzioni meccaniche. Quella che è la differenza tra queste due barre è il differente peso. Abbiamo una struttura, per esempio, in titanio che pesa 11,56 grammi, 11,54, mentre quella in cromo cobalto vedi che il peso è quasi doppio. Okay, entrambe sono delle strutture resistenti, la differenza è semplicemente il peso. Quando abbiamo realizzato la struttura interna che poi reggerà i singoli denti, questa deve essere condizionata. Viene posizionata una polvere di ceramica all'interno, a pioggia viene fatta scendere questa polvere di ceramica, verrà poi posizionata al forno a quasi 950 gradi e questo forno farà vetrificare quella che è la pioggia di ceramica che è stata posizionata al di sopra di questa barra. Quello è il momento più delicato, perché se noi non andiamo a fare questa procedura, poi i materiali da simulazione della gengiva che vengono posizionati al di sopra della barra in titanio, quelli potrebbero staccarsi. Allora cosa abbiamo necessità? Di una adesione chimica, ma soprattutto una ritenzione micromeccanica con questa pioggia di ceramica che crea una vera e propria microporosità al di sopra del titanio. Questa microporosità verrà poi umettata con delle resine liquide che verranno poi fotoindurenti, che verranno fatte indurire sino ad arrivare, vedi qua, al completo rivestimento della struttura che simula in maniera, potremmo dire, iperrealistica quella che è la gengiva del paziente perduta. Al di sopra abbiamo dei denti che sono in composito oppure possono essere in zirconio. Qua dipende il tipo di biomeccanica che ha la bocca. Ci sono bocche
che sopportano meglio i carichi masticatori, bocche che hanno bisogno invece di sviluppare forze maggiori, e allora lì è meglio utilizzare dei materiali che sono iperrigidi, sempre magari accoppiati con delle strutture che sono a stress assorbenti, come per esempio il Pecton. In questo momento abbiamo messo il modellino con al di sopra la bocca bionica nel fornetto che lo sta andando a fotoindurire, di modo da avere una stabilizzazione meccanica e anche una stabilizzazione cromatica di quello che è il materiale che è stato posizionato, un materiale composito, una resina composita con all'interno delle particelle vetrose che danno poi resistenza e caratteristiche di durezza e quindi durabilità nel tempo. Una differenza importante che posso farti vedere nel costrutto digitale della dentatura bionica e che noi andiamo a produrre sempre con quelle macchine che ti ho fatto vedere prima, anche delle prove dei singoli denti. Prima di andare a stampare i singoli denti in zirconio, quindi materiali definitivi, potremmo dire più stabili nel tempo, possiamo noi passare per la realizzazione e stampa prima di corone in resina. La resina è più rapida da stampare, in un'ora, un'ora e mezza posso andare a provare nella bocca del paziente i singoli denti che verranno posizionati sopra le strutture che reggeranno poi la zirconio definitiva. Quello che vedi qua è un quadro in materiale, ti dicevo, titanio, Pecton, sopra ci sarà lo zirconio, prima proviamo anche le strutture dentali prima di fresare lo zirconio con della resina. Al di sopra verrà poi rivestito il materiale con una simulazione in composito di quella che è la gengiva e i tessuti perduti. Questa è la maniera in cui oggi possiamo ricostruire la bocca più avanzata e accreditata a livello internazionale. Ricorda che le arcate che noi andiamo a produrre devono essere tutte delle arcate con i fori di avvitamento. Ci sono studi internazionali che dimostrano una salute migliore dei tessuti attorno agli impianti dentali quando le protesi sono avvitate, e questo per il semplice motivo che una protesi avvitata sopra gli impianti dentali è una protesi passiva, priva di cemento, di colla, e quindi non va a, potremmo dire, intossicare, a raccogliere le tossine batteriche come magari possono raccogliere i cementi o le zone dove si sciolgono i cementi, dove ristagnano i batteri e vanno poi a creare infiammazione attorno agli impianti. Questo è un piccolo dettaglio che poi fa tutta la differenza nel lungo termine. Qua dietro di me, una volta che i denti vengono stampati in zirconio, trovi Victoria. Victoria si occupa di cosa? Di realizzare la biomimetica poi della dentatura, la parte bianca del sorriso. Quello che fa è posizionare una ceramica, diversi colori di ceramica. Qua è proprio l'artista che va a posizionare diversi colori al di sopra dello zirconio. Qua nel modellino di fianco puoi vedere lo zirconio, le singole corone in zirconio che vengono posizionate al di sopra della barra in titanio e sono pronte per essere rivestite con la ceramica che dà infine quel tocco di naturalezza alla dentatura, in realtà bionica, finta, non è una dentatura naturale. Però andrà a simulare esattamente quelle che sono le forme, le traslucenze, le opalescenze con delle masse di ceramica che sono, potremmo definirli i colori della palette di colori del pittore. Lei come un pittore, come un artista, va a realizzare il tocco finale che crea la iperrealisticità di un sorriso bionico. Io sono il dottor Palmas, qua dal Dipartimento di Chisinau, Centro Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica, assieme a Vika, insieme a Dumitru, ti abbiamo fatto vedere oggi come viene realizzata in digitale la dentatura più avanzata che c'è al mondo, denti avvitati su impianti dentali con protocollo di telemedicina. In questo momento stiamo lavorando su un file che ci è arrivato dalla California e stiamo per andare a realizzare dei denti su un paziente che è arrivato magari dalla Francia o dalla Germania. Un saluto.